Ah, ok, va bene. Ok. Ah, che bella platea. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro in cui parleremo di Europa, parleremo di ambiente, parleremo di digitale. È un incontro importante perché è rivolto soprattutto a voi ragazze e ragazzi. Voi siete una generazione che ha una grande opportunità, un'opportunità che da un certo punto di vista, con le dovute proporzioni, si intende, hanno avuto i vostri bisnonni e i nostri nonni. Nel senso che loro, malgrado i vostri bisnonni e i nostri nonni si sono trovati nelle condizioni, al termine di una guerra devastante, di ricostruire un paese, di costruire una nazione. Oggi voi avete l'opportunità, su presupposti radicalmente e fortunatamente diversi, di contribuire a costruire una straordinaria realtà politica, di contribuire a costruire una grande realtà politica che è l'Unione, che è l'Europa. Una grande che è ancora in fase di costruzione, ma che è una realtà che è proiettata verso il futuro, quella dimensione temporale che noi troppo spesso dimentichiamo, presi dal nostro eterno presente. Il futuro è la dimensione temporale che raccoglie i sogni, le speranze, i propositi. E troppo spesso questo ce lo dimentichiamo. Se voi pensate che troppo spesso sentite dire il futuro si prevede, secondo me non è vero, non è che il futuro si prevede, il futuro si crea, il futuro si costruisce, perché prevedere il futuro in qualche modo significa subirlo, perché prevedere il futuro vuol dire prevedere un qualcosa che è già stato scritto, che è già stato deciso da altri. Invece il futuro si crea, il futuro si costruisce, e l'Europa oggi è ancora un cantiere aperto. Qui siamo al Salone del Libro, mi permetto di citare un libro che è di un autore che immagino, suppongo, spero voi conosciate, che era Jack Kerouac. Non vi parlo sulla strada, ma era I Vagabondi del Dharma. A un certo punto, nei Vagabondi del Dharma, uno dei personaggi dice: quando sei arrivato in cima, continua a salire. Ecco, voi dovete immaginare l'Europa come un raggiungimento continuo di cime che vanno continuamente riconquistate, e voi potete dare un grande contributo. Certo, per poter deliberare bisogna conoscere, quindi dovete essere informati, dovete essere formati, dovete conoscere, dovete capire, dovete sapere come funziona l'Europa, dovete sapere quali sono i meccanismi, dovete essere edotti su quello che fa. Ma una volta che avete acquisito le conoscenze dovete impegnarvi in temi come uno di quelli di cui parleremo, l'ambiente, di cui voi già siete molto sensibili, perché voi appartenete a una generazione che è molto sensibile, pensiamo a Greta, è molto sensibile sui temi dell'ambiente. E oggi parleremo di questo e cercheremo di rendere, di fare un po' più di chiarezza con i nostri relatori. Vi dico subito che cercheremo di dare più spazio possibile alle domande, quindi se già avete delle domande in canna, fatele, non vi preoccupate, perché i relatori sono qui per ascoltarvi e non per interrogarvi. Siamo qui per ascoltarvi, quindi fate tutte le domande che ritenete opportune, non vi preoccupate, ok? Adesso cominciamo, iniziamo con dei saluti istituzionali prima di cominciare, e quindi invito i consiglieri Michele Mosca e Ivano Martinetti, delegati della Consulta Europea Regionale. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. È con grande piacere che oggi porto il saluto del Presidente del Consiglio Stefano Allasia, che in questo momento è impegnato ad un altro evento istituzionale, e di tutto il Consiglio regionale del Piemonte. Mi fa innanzitutto piacere rivederci, perché l'anno scorso il Salone del Libro è tornato in presenza, e se oggi riusciamo a ripetere questo evento guardandoci in faccia e tra l'altro con numerose presenze, vuol dire che nell'arco di quest'anno tutti abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato con responsabilità, e finalmente forse stiamo lasciando alle spalle il momento brutto della pandemia, che ha poi condizionato in particolar modo la vita di voi ragazzi e di voi giovani, stravolgendo tutte quelle che sono le vostre abitudini, sia dal punto di vista scolastico, sia dal punto di vista della vita quotidiana e del divertimento che è giusto che voi abbiate, in particolar modo a quest'età, perché poi la vita diventerà un vortice e vi porterà ad entrare in svariati meccanismi rispetto al lavoro, alla professione, alle attività che deciderete di portare avanti, e quindi i momenti di svago e di libertà saranno o meno. Ebbene, come si accennava in apertura, i temi di questo momento d'incontro sono temi decisamente importanti, i temi che riguardano l'Europa, che riguardano
l'ambiente, che riguardano la digitalizzazione del nostro paese, temi quindi di grande rilevanza che sono ormai all'interno del dibattito politico, ma che hanno assunto rilevante importanza anche in quello che è il dibattito quotidiano che si legge sui giornali o si segue guardando la televisione. Un processo, come si diceva, che purtroppo fatica a partire addirittura in alcuni casi e fatica a realizzarsi in maniera compiuta. Pensate che da uno studio che è stato fatto, 2 ragazzi su 5 di età compresa tra i 14 e i 30 anni dichiarano di non sentirsi cittadini europei, e tra gli stessi intervistati l'88% dei ragazzi ritiene che proprio l'interazione tra la vostra generazione, tra i ragazzi dei diversi paesi che partecipano all'Unione Europea, sarà il motore invece per riuscire ad integrarci, ad integrarsi e ad integrarci nel modo migliore e quindi arrivare a questa Europa che tutti auspichiamo in maniera compiuta. Il 2022 è stato proclamato l'anno europeo dei giovani, ne abbiamo parlato un mese fa nell'ambito di un evento che è stato realizzato dalla dottoressa Cusumano, poi ne parlerà magari in maniera diffusa lei. E quindi è un anno in cui voi avrete la possibilità di portare all'attenzione di tutti noi, intendo in qualità di politici, in qualità di amministratori locali, quelle che sono le vostre idee, quelle che sono le azioni che voi ritenete opportuno portare a terra in maniera compiuta per arrivare all'obiettivo che ci siamo dati. E certamente il Consiglio regionale, non da oggi ma da sempre, è parte integrante di questo processo. Tra i vari organismi che fanno parte del Consiglio regionale c'è proprio un organismo che si chiama Consulta Europea, quindi una consulta che ha come obiettivo quello di mettere in comunicazione l'Unione Europea, l'istituzione europea, con quelle che sono le sue attività, le sue peculiarità, con i livelli istituzionali più bassi, fino ad arrivare al coinvolgimento diretto ed attivo dei cittadini. E noi abitualmente portiamo avanti tutta una serie di iniziative in collaborazione con lo IUSE, l'Istituto Universitario di Studi Europei, ma in collaborazione anche con ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e poi con tutta una serie di partner che via via partecipano alla realizzazione dei vari progetti che proponiamo. Quindi vedete come il Consiglio regionale vada ad ampio spettro per cercare di avvicinare le istituzioni. Lasciando la parola al collega Martinetti, che spiegherà un pochino più nel dettaglio un progetto che proprio oggi andiamo a presentare, io mi auguro che voi vogliate dare, ragazzi, un contributo vero, un contributo concreto per trasformare questa Unione Europea, che oggi forse noi sentiamo ancora troppo come matrigna e poco come mamma. Quindi vi ringrazio, vi auguro un buon salone e vi auguro una buona partecipazione a questo evento. Grazie, grazie, buongiorno, è un vero piacere essere qui oggi. Faccio miei anche i saluti e i ringraziamenti che ha fatto il mio collega, il consigliere Mosca, a tutti quanti voi che siete intervenuti. Vado brevemente ad illustrarvi quello che è il progetto che stiamo portando avanti come Consiglio regionale e come Ufficio di Presidenza. Un progetto che ha un nome importante, che il Consiglio regionale ci dà credito. Ideato e realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con la Consulta regionale europea e con l'Ufficio scolastico regionale, si inserisce nell'ambito di quelle che sono le iniziative che sono previste in tutta l'Europa per questo anno 2022, che è stato proclamato proprio dal Parlamento europeo come anno europeo dei giovani. Cosa prevede questo progetto? È un percorso formativo che risponde a quella che è l'intenzione del Consiglio regionale del Piemonte di sostenere le nuove generazioni, queste nuove generazioni che forse più di altre sono state penalizzate in questa pandemia, dagli effetti anche di questa pandemia. L'intenzione è quella di offrire loro dei crediti formativi e delle nuove opportunità di accrescimento professionale e personale, mediante quello che è un approfondimento di quelle che sono le tematiche strategiche tanto care all'Europa. Parliamo di transizione ecologica, di transizione verde e di transizione digitale.
È un percorso che tratta inoltre anche il tema della cittadinanza attiva, ne è stato fatto accenno prima, una cittadinanza attiva che è coniugata, i temi della cittadinanza attiva coniugati con quelli che sono le tematiche dell'educazione civica, chiama i giovani, chiede ai giovani di essere veramente protagonisti di questo cambiamento. Chiederemo di sottoporci dei progetti, dovete sottoporre dei progetti alle istituzioni politiche, perché le istituzioni politiche hanno assolutamente bisogno di prendere spunto da quello che sono le vostre idee, di quella che è la vostra visione. Questa consapevolezza deve veramente rendervi orgogliosi di questo percorso che vi stiamo offrendo, le istituzioni vi stanno offrendo, e come è stato ricordato in apertura, altre generazioni purtroppo non hanno potuto usufruirne. È un progetto che tiene conto anche di quelle che sono le esigenze dei giovani, che ha voluto ascoltare i giovani, perché tratta quei temi che sono maggiormente cari ai ragazzi, e ce lo chiedono continuamente, maggiori sbocchi professionali, di sviluppo. E qui bisognerà fare un lavoro importante tra quelle che sono le istituzioni educative e quelle che sono, diciamo così, tutto il mondo del lavoro. Ci chiedono un'economia più sostenibile, un'economia verde, e ce lo chiedono a gran forza, e il segnale è la nascita di questi movimenti spontanei che sono nati negli anni. Faccio riferimento ai ragazzi del Fridays for Future o di Extinction Rebellion. Da ultimo, ma non ultimo, in ordine di importanza, credo sia veramente fondamentale aprire un canale di dialogo tra le istituzioni e i ragazzi, per coinvolgerli maggiormente, un coinvolgimento che deve avvenire anche attraverso appunto appositi spazi istituzionali. E a questo riguardo il Consiglio regionale del Piemonte ha uno strumento importantissimo, che è il Forum regionale dei giovani, che è stato approvato a marzo del 2019, che ha ancora qualche difficoltà ad essere operativo a 360 gradi, ma ci stiamo lavorando come ufficio di presidenza. Io sono entrato in ufficio di presidenza con queste deleghe circa 2 mesi fa, e da allora vi posso garantire che veramente pancia a terra, insieme anche ai colleghi, ci stiamo lavorando per portare avanti questo progetto, che ci deve dare la possibilità insieme a voi di costruire un futuro che è di tutti, ma che è soprattutto il vostro. Non sprecate l'occasione, buon salone del libro a tutti e buona lettura. Grazie. Grazie. Bene, allora comincio col presentare i nostri relatori. Abbiamo Esterina Cusumano, responsabile regionale Parlamento Europeo Giovani. Buongiorno. Abbiamo Vittorio Reggia, direttore responsabile di Green Economy Agency. Buongiorno. Buongiorno. Pietro Pacini, direttore generale di CSI Piemonte. Francesco Paolo Russo, che è direttore generale dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Buongiorno. E poi il professor Dario Tosi, dell'Istituto Universitario di Studi Europei e del presidente sezione europea della Biblioteca Bobbio Università di Torino. Buongiorno professore. Allora io comincerei subito con Esterina Cusumano, responsabile regionale del Parlamento Europeo Giovani, al quale chiedo innanzitutto che cos'è il Parlamento Europeo Giovani, e poi le chiederei quanto effettivamente i giovani oggi sono consapevoli e coinvolti, quanto ne sanno di Europa. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte, sono appunto Esterina del Parlamento Europeo Giovani. Il Parlamento Europeo Giovani è il comitato nazionale italiano che rientra dentro un network europeo del European Youth Parliament, che è stato fondato nel 1987 a Fontainebleau, quindi non so quanti di voi abbiano già studiato educazione civica, però se fate 2 calcoli veniamo noi prima del Trattato di Maastricht effettivamente. E, cosa facciamo noi del Parlamento Europeo Giovani? Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i giovani dai 16 ai 25 anni alla vita istituzionale e politica e alla società, cercare di rendere i giovani dei cittadini attivi e consapevoli appunto della politica e di ciò che accade attorno a loro. È molto, molto importante anche il fatto che cerchiamo di promuovere anche l'identità europea nelle scuole e nelle università, perché molto spesso non ci rendiamo conto delle possibilità che l'Unione Europea effettivamente offre ai giovani.
Tutto questo noi lo facciamo organizzando degli eventi che noi appunto chiamiamo sessioni. Possono essere di vario tipo, ci sono le sessioni regionali, nazionali oppure internazionali. E, durante le sessioni i partecipanti nel ruolo di delegati devono prepararsi prima della sessione su un problema, su un topic attuale che riguarda l'Unione Europea o comunque la nostra società, che può essere appunto la transizione ecologica, la digitalizzazione oppure la disoccupazione giovanile per esempio. Quindi i delegati appunto si preparano su questi argomenti e durante la sessione vengono suddivisi nelle commissioni che simulano le commissioni vere e proprie del Parlamento Europeo, quindi ci sono c'è la commissione ECON sull'economia, la commissione DROA sui diritti, la commissione AFCO sugli affari costituzionali, personalmente la mia preferita, e ci sono anche tante altre commissioni. E i delegati appunto riuniti nelle loro commissioni devono discutere a proposito del loro topic e devono proporre delle soluzioni che siano il più concreto possibile e che quindi siano attuabili adesso nel presente. Queste proposte vengono inserite poi in delle risoluzioni molto formali che vengono poi dibattute e discusse durante l'ultimo giorno dell'evento, che è l'Assemblea Generale, che simula l'Assemblea Plenaria del Parlamento Europeo vero e proprio. Quindi i delegati nelle varie commissioni devono appunto discutere, cercare di convincere le altre commissioni poi a votare a favore della propria risoluzione affinché la risoluzione venga approvata o se no appunto la risoluzione viene respinta. Il Parlamento Europeo Giovani è molto importante perché innanzitutto il nostro campo d'azione si estende oltre i confini dell'Unione Europea, infatti il nostro network europeo comprende circa 40 comitati nazionali. E appunto il nostro obiettivo è quello di rendere i cittadini effettivamente, noi giovani effettivamente consapevoli di quello che faccia l'Unione Europea, perché ci rendiamo conto che al giorno d'oggi molti giovani non sono a conoscenza effettivamente del funzionamento dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo e delle varie istituzioni, non sono a conoscenza delle possibilità e delle esperienze che comunque può offrire anche il fatto di poter andare in Francia senza un passaporto o poter studiare in Erasmus in un altro paese. E quindi appunto per il fatto che manca conoscenza e manca anche consapevolezza dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo Giovani si propone appunto di formare i giovani, formare studenti, perché nel caso, visto che vedo tanti giovani, spero vi interessi comunque la nostra associazione, quello che offriamo, e quindi spero di vedere magari qualcuno di voi a una sessione da qualche parte in Europa. Grazie mille. Se volessero contattarvi, come trovarvi? Allora, siamo su praticamente tutti i social, però visto che praticamente usiamo tutti quanti Instagram, c'è la nostra pagina Instagram EYP Italy, EYP Italy, e poi c'è la nostra pagina sulle sessioni EYP Italy Sessions. Perfetto, grazie a Esterina Cusumano, grazie tante. Adesso do la parola al dottor Vittorio Oreggia, direttore responsabile della Green Economy Agency, al quale domando: questa è una generazione molto sensibile al tema dell'ambiente, ecco, l'Europa cosa sta facendo e cosa può fare per andare incontro alle esigenze di questi giovani, e dall'altra parte cosa i ragazzi possono fare per dare il loro contributo? Grazie. Ma non ho questo. Ah, c'è da lei. Io funziono con questo. Fantastico. Buongiorno. L'Europa sta facendo, è notizia di ieri, insomma, il Repower EU, che è un atto non solo formale ma concreto, no? Dell'Europa. Sono stati stanziati una movimentazione di 300 miliardi per poter arrivare a quelli che sono gli obiettivi che si è data l'Europa, molto ambiziosi: arrivare alla decarbonizzazione nel 2050, avere uno step intermedio nel 2030, che è dopodomani, puntare sulle energie rinnovabili, cercare di risparmiare, quindi cercare di tutte le forme che possono evitare lo spreco di energie. C'è stato qualche anno fa, insomma, il patto di Parigi,
che non è stato comunque del tutto rispettato. La guerra in Ucraina ci ha messo nella condizione di spingere, no? su questo aspetto, per cercare una indipendenza dal gas russo. Stiamo cercando delle fonti alternative. Questo è un discorso che doveva essere iniziato prima. Adesso, con la pistola puntata alla tempia, siamo costretti a farlo. L'Europa si sta muovendo, si muove come si muove l'Europa, che non è proprio rapidissima. Io credo che il futuro sia questo, in assoluto. Non possiamo tornare indietro, bisogna andare avanti accelerando. Fatta questa panoramica, io credo che sia molto più complicato il discorso opposto: che cosa possono fare i giovani per l'Europa e per incanalarsi nel tema della transizione economica e della sostenibilità. Io credo che l'Europa non stia mettendo i giovani nella condizione di fare qualcosa. Io penso che siamo ancora molto a livello di chiacchiera. Stiamo parlando addosso, si stanno parlando addosso. Ci va della concretezza. Mio figlio ha la vostra età e io ogni tanto mi confronto con lui e sicuramente ha delle idee più pulite, più green di quello che ho io. Sicuramente molto più attento a evitare certi sprechi, a fare la raccolta differenziata della plastica. Non scherzate su questo fatto, ci sono ancora problemi a fare la raccolta differenziata. Perché? Perché è più comodo buttare tutto in un cestino. E se noi non riusciamo a partire dalla raccolta differenziata dei rifiuti, da cui poi nasce il biometano, che è una forma di alimentazione energetica più pulita di tutte quelle che stiamo usando. Bene, se non riusciamo a fare questo, diventa poi difficile pensare di programmare un futuro green. Io credo che sia compito di noi che abbiamo molti più anni di loro, creare le condizioni giuste perché questi giovani, tu prima hai detto, siete padroni di un tempo che generazioni precedenti non hanno avuto, no? Come post guerra mondiale c'era da ricreare tutto, da riformare tutto. Più o meno è vero, siamo in quella situazione, però io penso che spetti a noi vecchi, detto male, mettere nelle condizioni questi giovani di poter fare qualcosa. Io non so se quello che sta facendo l'Europa sia sufficiente, non so se quello che sta facendo il nostro governo sia sufficiente. Io vedo tanti ragazzi con delle buone volontà, con un'ottima volontà, ma che però poi a un certo punto, quando devi, come parlano quelli del marketing, mettere a terra le cose, e mancano i passaggi, mancano le strutture, mancano le infrastrutture. E allora tutto questo rischia di diventare un discorso fumoso che noi ci facciamo al Salone del Libro, ci parliamo addosso, poi però questi ragazzi escono di qua e non sanno che cosa fare. E allora i 300 miliardi che movimenta l'Europa, quelli che il governo italiano metterà e sta mettendo a disposizione per arrivare a una transizione ecologica, poi però non sono semi che vengono raccolti, non ci sarà una mietitura tra qualche anno, resteranno semi che non vengono innaffiati e quindi non possono crescere. Io, fossi al posto di uno di questi ragazzi qua, la domanda che farei è: sì, vabbè, E quindi? Certo. Questo è quello che vi posso dire. Ha ragione. Senta, qualche consiglio, piccolo consiglio per la vita quotidiana, no? Per essere educati, puliti, ecologici. Diamo qualche consiglio. Ma guardi, il primo consiglio ce l'ha detto Draghi ed è quello di abbassare i condizionatori. Io lo so che queste sono giornate durissime perché fa tanto caldo, è un maggio rovente. C'è Hannibal che ci sta massacrando, ma io credo che se noi ad esempio usassimo veramente l'attenzione di un grado in meno o due gradi in meno d'inverno su un termosifone o d'estate su un condizionatore, parcellizzando per tutte le abitazioni, gli uffici che ci sono, quella è energia che noi risparmiamo sicuramente. Assolutamente la parte dei rifiuti è una parte fondamentale. Non tutti hanno l'educazione civica e purtroppo noi siamo molto indietro rispetto ad altri paesi d'Europa, soprattutto ai paesi del nord, sull'educazione civica. E quindi questo è un fatto penalizzante. Credo che un po' di responsabilità sia anche
dei giornalisti, dei media, no? La mia agenzia è un'agenzia che parla solo di transizione ecologica, di sostenibilità. Io ho avuto una serie di colloqui col ministro Cingolani, che non è un politico, è un tecnico, il quale mi ha detto: guardi, lei non dia solo notizie, faccia della divulgazione. E io penso che la parte divulgativa, cioè raccontare alle persone che cos'è la transizione ecologica per davvero, perché io racconto sempre questo fatto: se noi chiudiamo questa via qua, che è via Nizza, la blocchiamo e diciamo alle persone: mi spiegate che cos'è la transizione ecologica? Io non so quanti siano in grado di spiegare che cos'è la transizione ecologica. Io non so quante persone sappiano che cosa è successo ieri in Europa che riguarda la nostra vita e la transizione ecologica. Assolutamente vero. E quindi questi sono tutti i percorsi che devono essere intrapresi. Ci sono i grandi temi e poi ci sono i piccoli temi di tutti i giorni che ci coinvolgono direttamente. E noi dobbiamo lavorare su due piani che sono paralleli, ma poi alla fine dovrebbero intersecarsi. Certo. Grazie allora a Vittorio Regia, direttore responsabile di Green Economy Agency. Passiamo al dottor Pietro Pacini, direttore generale CSI Piemonte, e con lei parliamo di digitale. Ecco, allora, quanto oggi è, qual è il ruolo oggi del digitale in Europa e quali le prospettive? Prego. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Io mi aiuterò con alcune fotografie che forse aiutano di più a vedere il digitale. Abbiamo alcuni trend, no? La tecnologia diventa fondamentale, voi vedete come è cambiato il mondo attraverso l'uso dei cellulari, la capacità di immagazzinare musica, immagini, fare foto, e la tecnologia, no? Che ogni giorno diventa sempre più piccola, e questo abilita, è sempre più veloce, quindi abilita delle condizioni sempre più nuove. E come cambia il mondo delle auto, no? La smart automobility, l'energia green. Quindi la tecnologia ci sta cambiando completamente il modo di vivere. La longevità è un altro trend, le persone vivono di più e diventano vecchie soltanto l'ultimo anno di vita, si passa da 700.000 ore a 850.000 ore, che significa più di 90 anni. E questo cambia anche l'attitudine delle persone a utilizzare la tecnologia, no? Oggi sono persone molto avanti con l'età che cambiano la loro vita, l'assistenza a distanza, l'abbiamo purtroppo visto con il Covid come è cambiata anche questa necessità e tutto si è velocizzato. Un'altra cosa importantissima è il lavoro, no? Come cambia il lavoro? È cambiato moltissimo la possibilità del lavoro, i sistemi robotici rendono, sostituiscono quello, ma da sempre, ma oggi più che mai, quello che era un lavoro più manuale, si va sempre verso nuovi tipi di lavoro, lo dico per i ragazzi, chi si occupa di digital marketing, che è un mestiere che non esisteva, le stampe 3D, le architetture, il digital twin, quindi il mondo del lavoro che cambia grazie alla tecnologia. La rete diventa fondamentale per abilitare tutta una serie di attività, no? Noi abbiamo visto come è importante lo smart working, e questo è grazie alla rete, come è stato possibile fare didattica, continuare a fare la didattica grazie alla rete. Grazie alla rete abbiamo moltissime informazioni, grazie alla rete possiamo avere nuove cose come il metaverso, no? E io invito per prima l'assessore Marnati, su cui stiamo già ragionando, no? Anche per dare un servizio pubblico, quindi cambia completamente grazie alla rete l'approccio, il 5G, no? Questo è possibile perché la latenza della rete diventa sempre più bassa. Il tempo libero, voi considerate che una persona lavora 60-70.000 ore nella sua vita, ma la vita dura 600.000 ore, 700.000 ore, quindi abbiamo un'enormità di tempo libero che in gran parte usiamo nel sonno, nella cura delle persone, ma anche attraverso la tecnologia con un nuovo modo di utilizzare il tempo libero, cioè fare didattica della musica a distanza, fare esercizi a distanza, quindi utilizzare la palestra a casa con un coach che
è lo stesso. Quindi la tecnologia cambia anche il modo di utilizzare il tempo libero. La reputazione digitale, no? Noi viviamo di reputazione. La reputazione è una delle cose più importanti. E oggi fischio, credo. Sì. Sì, vicino? Così, grazie. Okay. La reputazione digitale diventa un altro fatto fondamentale. Tutti usiamo i social network, usiamo una molteplicità di social network, e quello che noi spendiamo nella nostra vita, nella nostra reputazione, ce lo portiamo dietro. Voi considerate che oggi oltre il 50% delle persone che cercano lavoro lo cercano online, più del 70% dei recruiter, quelli che selezionano i giovani, lo fanno attraverso servizi online, tipo LinkedIn. Quindi è importantissima la reputazione digitale, perché tutti nel mondo digitale poi siamo quel che siamo. Questo è vero anche per le aziende, sempre di più. È vero per le pubbliche amministrazioni. L'etica. L'etica diventa un altro elemento fondamentale. Noi viviamo purtroppo ancora di importanti disuguaglianze. No, c'è questo, alimenta anche conflitti, alimenta manifestazioni, ma nell'intelligenza artificiale, ad esempio, l'etica ha un valore fondamentale. Quindi studiare come la tecnologia abbia impatto sull'etica è un altro elemento che è importantissimo, e il valore anche della formazione sull'etica e la tecnologia è un altro elemento importante. La cultura. Oggi noi abbiamo una cultura di massa che si è sempre più diversificata, no? Abbiamo un modo molto diverso di usufruire la cultura, dei metodi tradizionali di quando si andava in biblioteca, no? Quindi la cultura la troviamo, dobbiamo essere capaci di selezionare, perché possiamo usufruirla online, ci sono persone che hanno degli stili culturali diversi. Quindi con questi dobbiamo convivere, non è soltanto il mainstream. Quindi la tecnologia abita forme e momenti di cultura diversa, anche l'autoformazione. Noi spendiamo 100.000 ore nella vita per fare autoformazione, quindi diventa importante. E quindi da ultimo, e chiudo, anch'io cito mio figlio, perché ho chiesto a mio figlio, che ha 25 anni, di darmi dei pensieri. Lui è laureato in filosofia, io sono ingegnere, quindi abbiamo costantemente però lui si occupa, diciamo, di come il digitale cambia la società, no? E quindi, diciamo, questi sono pensieri secondo me interessanti che ho buttato là, perché la scuola dovrà educare all'uso pratico ed etico degli spazi paralleli virtuali in cui si vive. Non dobbiamo diventare eremiti di massa, no? Come cita Gunther Anderson, però l'eremita di massa è un rischio, perché la tecnologia poi spinge ad autoisolarsi, e questo è un valore che non possiamo. Cioè, oggi il confine tra l'essere, diciamo, tecnologico, quindi gli scienziati si occupano delle cause materiali, gli umanisti degli effetti che questo hanno. Quindi è importantissimo, no? Perché si conclude con l'umanesimo digitale? Perché ormai il confine tra, diciamo, una cultura più tecnologica e una cultura più umanistica è sempre più labile, no? Quindi la tecnologia ci porta anche a, come dire, coniugare questo. E questo termine, che è l'umanesimo digitale, diventa un fatto fondamentale. Già le università, il Politecnico a Torino, l'Università di Torino, hanno questo indirizzo. Diventa un fatto fondamentale per uno sviluppo etico della tecnologia. Grazie. Quindi questo è il... Grazie. Spero tante. Di non essere andato lungo. Assolutamente. Grazie. Sì. Grazie, direttore. Adesso passo la parola a Francesco Paolo Russo, che è direttore generale dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che... ha un video da presentarci. Allora direi di partire prima con il video e poi iniziamo. Perfetto. Con le domande. Ho sempre nuotato. Nuoto da quando avevo 5 anni. Ho cominciato a Latina, la mia città, dove presto sono diventato il capitano della mia squadra di pallanuoto.
Lo sport mi ha insegnato la forza del gruppo, la disciplina e soprattutto la determinazione. Sono sempre stato un tipo curioso e affascinato dalla scoperta. Studiando architettura ho capito che, cambiando prospettiva, ogni esperienza può diventare illuminante. Il nostro è un progetto imprenditoriale molto ambizioso. Vogliamo trasferire dati utilizzando la luce con la tecnologia LiFi. 2B, la nostra startup, è prima di tutto la storia di un'amicizia nata grazie a un tweet, con l'idea di utilizzare la tecnologia a servizio dell'uomo e dei suoi bisogni. Per realizzarlo avevamo bisogno della sinergia di un'importante realtà industriale. Nel 2017 abbiamo partecipato alla call di Team VK, che è il programma di accelerazione per le startup e le giovani imprese del gruppo Team. Abbiamo trovato una realtà strutturata e coraggiosa con la quale condividere e realizzare obiettivi comuni. Un primo traguardo importante che abbiamo raggiunto è stato dotare di sistema LiFi Pompei. Il LiFi è una tecnologia che consente la trasmissione dei dati attraverso la luce LED. Oggi, grazie anche al nostro lavoro, è diventato un protocollo di comunicazione a livello internazionale. Attraverso uno smartphone e dei LED è possibile trasmettere e ricevere dati. La luce è come le idee, non si limita a illuminare uno spazio, lo fa vivere. Bene. Beh, direi un video abbastanza esemplificativo di quello che lei fa, e anche lei domando, insomma, da giovane presidente dei giovani innovatori, che cosa l'Europa sta facendo e ha fatto per lei? Beh, ha fatto molto, perché ho voluto portarvi questa testimonianza perché appunto è la testimonianza di una giovane impresa. Io ho qualche anno più dei ragazzi che sono qui, ho 31 anni e ho creato la mia prima impresa che ne avevo 22-23, e negli ultimi anni, grazie ai fondi dell'Europa, sono riuscito a far crescere ulteriormente la mia azienda e farla anche approdare su nuovi mercati. Adesso stiamo lavorando anche un po' in giro per l'Europa, e quindi questo è importante da dire, perché leggevo delle recenti analisi su come effettivamente negli ultimi anni statisticamente sono stati sfruttati solamente il 30% dei fondi che ci sono a disposizione dell'innovazione, dei giovani innovatori, delle imprese. Quindi c'è un problema che riguarda un po' una parola che ho sentito nominare quasi da tutti i relatori, che è la consapevolezza. La consapevolezza che noi giovani dobbiamo avere nel sentirsi prima di tutto cittadini europei, e soprattutto nel sapere che ci sono queste opportunità. Io, quando mi capita di parlare abbastanza spesso da direttore generale dell'ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, con appunto ragazzi e ragazze un po' di tutta Italia, quello che dico sempre è che c'è una frase bellissima della Roosevelt, First Lady statunitense, che dice che il futuro è di coloro i quali hanno la capacità di credere nei propri sogni. Io, con un pizzico di presunzione, provo a completarla, perché sento tantissimi giovani che mi parlano di che un giorno hanno un'idea, il giorno dopo ne hanno un'altra, tantissimi sogni, ma la differenza, raga, ve lo dico proprio, la fa chi effettivamente non solo crede in quei sogni, ma tutti i giorni cerca di realizzarli. Non lasciate in testa le idee, cercate di parlarne, cercate momenti di confronto, cercate di realizzare quello che avete in testa, perché prima si diceva prevedere previsioni sul futuro. Il futuro, anche in questo caso con un piccolo di presunzione, ve lo dico io dove sta. Sta nelle vostre teste, nelle nostre teste, perché fa parte dell'evoluzione, del progresso, di come siamo passati da essere scimpanzé a diventare qualcosa, diciamo, di più ecco, performante, voglio dire così. Quindi sta nelle vostre teste, e questa storia che avete visto è solamente la parte bella della mia storia, nel senso che ho avuto anch'io tante difficoltà. Una di quelle più dure da superare
è stata sicuramente nel confronto con mio padre. Io, come avete capito, sono un po' figlio dell'umanesimo digitale, nel senso che mi sono diplomato liceo classico, poi ho fatto architettura, poi mentre lavoravo alla mia tesi ho creato un'azienda che si occupa di tecnologia. Quindi insomma una cosa, la mia tesi era Smart City e nuovi linguaggi di comunicazione per un architetto, cioè il mio relatore, quando io ho detto ma voglio fare questa tesi, quello mi ha detto ma tu sei matto, nel senso che qua che sta una facoltà di architettura, poi mi ha pubblicato in giro a destra e manca, perché effettivamente la cosa aveva senso. Quando tornavo a casa la sera parlavo con mio padre, ingegnere edile civile, quindi una persona di una certa formazione solida, e gli parlavo di Li-Fi, di trasmissione dati via luce, di quello che stavo cercando di costruire, e lui mi diceva, una volta in particolare, che è stata una batosta per me veramente, tu con una laurea in architettura vai in giro a svitare le lampadine, dopo che tutto il giorno, per settimane, per mesi, cercavo di girare l'Italia, a destra a manca, bussavo alla porta di chiunque senza... nessun tipo di, insomma, di problema. E questo è un altro invito che vi faccio, no, non abbiate paura di fermare qualcuno delle persone che hanno parlato magari con un po' più di esperienza di me e chiedergli le cose. Dovete cercare di avere questo confronto, e se non vi stanno ad ascoltare non sono la persona adatta per voi, punto. Quindi questo un po' io l'ho vissuto internamente con mio padre. Oggi mio padre, quando esce un articolo sul giornale, adesso anche la RAI ci ha fatto un servizio, siamo usciti su tutti i quotidiani più importanti in Italia, non solo, insomma, va in giro con i suoi amici, gli apre il giornale, ah guarda l'intervista del mio figlio. Quindi cercate di avere un po' di coraggio nel portare avanti le vostre idee, i vostri sogni, perché... ci sono tanti strumenti a disposizione, mai come in questo momento ci sono veramente tanti fondi, tante risorse, tante opportunità, perché non parliamo solo di soldi, parliamo anche di formazione, no? Perché a scuola fate tante cose sicuramente interessanti, ma non vi limitate a quello, cercate di approfondire quelle che sono le vostre passioni, perché un giorno la cosa più brutta che potrà capitarvi è quella di fare un qualcosa che non vi piace, perché poi alla fine vi troverete male. Ci tengo a chiudere con un paio di battute, sempre in termini di previsioni, no? Anche pensate a una società come Gartner, che è la più grande al mondo nell'individuare i cosiddetti trend tecnologici, spesso ha preso varie cantonate, nel senso che ad esempio i social non l'aveva previsto nessuno, sono nati così, anche perché l'innovazione effettivamente nasce un po' anche all'improvviso, risposta a un bisogno, risposta a quello che in mio caso è stato un tweet che ha unito me e un'altra persona in questa idea di impresa. Ma vi leggo brevemente un paio di previsioni simpatiche. Tutti quanti conoscete il Titanic, ecco, era soprannominato l'inaffondabile, insomma è stata una ottima previsione. E Napoleone Bonaparte la mattina della battaglia di Waterloo nel 1815 disse che Wellington era un pessimo generale, che insomma la vittoria era prevista entro l'ora di pranzo, e diciamo che non è andata così neanche in questo caso. E l'ultima simpatica che vi dico è il capo delle poste inglesi nel 1876, che disse che gli americani avevano bisogno del telefono, mentre loro, siccome avevano un sacco di fattorini, non c'avevano bisogno del telefono. Quindi ecco, io spero di avervi lasciato qualche stimolo, qualche spunto, e se ci sono domande sono felice. Certo, insomma, certamente. Prego, microfono. Volevo solo aggiungere, a proposito di previsioni sbagliate, perché io c'ero quando è stata fatta la previsione del radiomobile, il cosiddetto telefoni cellulari, nel 90, si immaginava che di lì a 10 anni ve ne fossero, il piano prevedeva 3 milioni, diceva facciamo 5 milioni in 10 anni, no? Mai previsione più sbagliata, adesso ce ne sono oltre 50 milioni di sim. Bene, allora ringraziamo Francesco Paolo Russo e chiudiamo il nostro giro con il professor Dario Tosi dell'Istituto Universitario di Studi Europei. Professore, dicevamo, citando Einaudi, per deliberare bisogna conoscere. Allora, i ragazzi devono essere edotti, devono essere, come si diceva prima, devono sapere, devono essere consapevoli di quello che è l'Europa, di che cosa può fare l'Europa. Ecco,
Voi cosa fate per questo? Allora, buongiorno a tutti. Sì, l'Istituto Universitario Studi Europei nasce nel 52, abbiamo 70 anni, insomma li portiamo bene, e nasce con la nascita della Comunità Economica Europea e nasce perché la Comunità Economica Europea tra i suoi obiettivi aveva previsto quello di fare divulgazione, fare diffusione di che cosa è la comunità economica e di che cosa fa la comunità economica. Quindi noi siamo centro di documentazione europea, noi raccogliamo tutti i dati delle istituzioni europee, non più comunitarie. Una cosa assolutamente barbosissima, potrei dire, da professore potrei annoiarvi per ore su questi temi. Però in realtà l'Istituto Universitario Studi Europei, se mi permettete, è l'anello di congiunzione di tutte queste realtà che abbiamo sentito. Si parlava prima di conoscere per deliberare, come diceva Einaudi. Ecco, l'Istituto Universitario fa ricerca, facciamo studi, ma fa anche formazione. Si parlava prima di consapevolezza, si parlava prima di opportunità e di rischi del digitale, si parlava prima delle opportunità non colte di una transizione ecologica, piuttosto delle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea. Ecco, tutto questo rientra nel, passatemi la parola brutta, core business dell'istituto. Perché? Perché per essere consapevoli bisogna conoscere, bisogna essere formati, bisogna essere educati, e l'istituto partecipa proprio a questo progetto nuovo della Regione Piemonte, della consulta europea del Consiglio regionale, per formare sui temi dell'Europa. Abbiamo fatto, quest'anno siamo alla 28ª edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, con cui collaboriamo con le scuole su dei temi che vengono scelti ogni anno per un concorso, un bando con dei premi, chiedendo alle scuole di lavorare su delle tematiche. L'anno scorso era il Covid e la gestione della pandemia e la Brexit, gli effetti della Brexit. E quindi il tema è formare, educare per essere più consapevoli e per arrivare a una decisione e anche a una proposta, perché quello che i giovani devono fare è soprattutto proporre. Io quello che dico ai miei studenti in università è che loro sono il presente del domani, ma il presente del domani lo si costruisce oggi, e lo si costruisce oggi attraverso un impegno, come si diceva prima, quotidiano, che va oltre le battute d'arresto, che va oltre le sconfitte, ed è un impegno cercando di studiare, ma non in termini, ripeto, barbosi, universitari, perché questo lo lasciamo agli universitari, agli accademici, eccetera. Ma c'è modo e modo di fare formazione, visto che è stato utilizzato, prima lo utilizzo anch'io, lo strumento del figlio. Io ho un figlio di 12 anni, seconda scuola media, e quest'anno è stato coinvolto dalla sua scuola in una simulazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite sul tema del climate change, quindi cambiamento climatico, e lui doveva rappresentare la delegazione dell'Arabia Saudita, secondo paese al mondo per petrolio, quarto per gas. Dico, va bene Marco, ti trovi in una posizione un po' difficile da difendere nell'Assemblea delle Nazioni Unite. E lui però che cosa ha fatto? È andato con gli strumenti di un ragazzo di 12 anni a informarsi su internet, con naturalmente la mia supervisione, per cercare di capire qual era la produzione dell'Arabia Saudita, chi potevano essere gli alleati, quali potevano essere i rischi legati al cambiamento climatico, per portare una proposta consapevole, giusto o sbagliata, dico sempre, non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma una proposta consapevole nel consesso. E lui è arrivato, ragazzo di 12 anni, dicendo: tappezziamo il deserto di pannelli solari. Per un ragazzo di 12 anni era comunque una soluzione ragionevole. Dice: dateci i fondi perché noi dobbiamo rinunciare al nostro petrolio e noi vi diamo il deserto per tappezzarlo di pannelli solari. Ma questo lo aveva fatto perché aveva fatto una ricerca. Ora, l'Istituto Studi Universitari cosa vuole fare? Vuole cercare di aiutare i ragazzi, in questo caso delle superiori, ad assumere una conoscenza che gli porti a una consapevolezza.
chiudo. Quest'anno c'è stata la conferenza sul futuro dell'Unione Europea, che è stata un'occasione enorme di dibattito pubblico per proporre quelle che sono le nostre idee. E i giovani sicuramente hanno fatto delle proposte. È vero, i giovani non sono valutati, ma dipende anche come le idee vengono proposte. Una idea che veniva sicuramente da un ragazzo, non mi ricordo più se del Belgio o di dove, di riforma dell'Unione Europea era, io chiederei che si prevedesse una norma nell'Unione Europea che preveda che la scuola inizi alle 10 di mattina. Perché così iniziamo alle 10 di mattina, siamo tutti. Ora, questa proposta naturalmente è stata cassata, non aveva nessuna base dietro, ma altre associazioni, altre strutture, l'università, scuole, eccetera, hanno proposto altre soluzioni. Proprio sui giovani hanno proposto l'idea, per esempio, di passare da un youth check, per cui c'è una valutazione non dell'impatto ambientale, non dell'impatto della regolamentazione, ma la valutazione dell'impatto sui giovani, quindi sulle future generazioni, delle normative che vengono passate dalle istituzioni europee. Ora, questa è una proposta che fa parte della cittadinanza attiva, ma è una cittadinanza attiva che ragiona sulla base di una conoscenza, parlando di ambiente. Il primo intervento sull'ambiente risale alla Grecia, 430 prima di Cristo c'era una legge di Atene sul divieto di inquinamento di un fiume che non esiste più per il trattamento delle pelli, ma l'ambiente del 430 avanti Cristo non è l'ambiente di 70 anni fa dove si pensava che le risorse fossero illimitate, e non è l'ambiente di oggi. Se noi pensiamo oggi all'ambiente, i diritti degli animali, piuttosto che la biodiversità, sono cose completamente diverse già da 70 anni. Perché? Perché il futuro si costruisce oggi, perché sarà diverso domani, però il nocciolo importante è quello della formazione, dello studio, per avere una maggiore consapevolezza e poi appunto far brillare le idee che ognuno ha nella testa. Grazie. Bene, grazie al professor Dario Tosi dell'Istituto Universitario degli Studi Europei. Bene. Allora, vediamo un po'. Domande. E dai, su. Vediamo le domande dei ragazzi, su. Dai. Eccola lì. Allora. Certo. Ti chiedo solo come ti chiami. Però, sai, per la domanda, scusami. No. Ok, chi sono? Lo faccio che te ne prendi. Ah, ok, va bene, grazie. Buongiorno, mi chiamo Caterina. Sì. E mi ero segnata un po' di domande. Ale. Perché Ale. Appunto mentre parlavate poi avevo un po' di spunti. Bene. Magari parto al contrario dal professor Tosi, perché proprio adesso citava la conferenza sul futuro dell'Europa e volevo chiederle in primis lei cosa ne pensasse. Mi sembra che il giudizio sia abbastanza positivo dal discorso implicitamente che ha fatto, però appunto volevo sapere in particolare rispetto alla democrazia deliberativa che è stata un po' testata, possiamo dire, con questa conferenza, e visto che prima si parlava di anche formazione per la deliberazione, parafrasando Einaudi, in quel caso, appunto, nel caso della conferenza, se non sbaglio, sono stati anche sorteggiati i cittadini europei. Quindi appunto come vedesse questa cosa, come la giudicasse. E vabbè, intanto magari mi fermo a questa domanda. Va bene, prego professore. Microfono? Sì. Ok. Futura giornalista. Avrà un posto assicurato. Diciamo che la retta ratio mi induce a un pessimismo cronico. Ecco. Però c'è. Volo sulle ali della speranza, appunto ho un figlio di 12 anni, un figlio di 10 anni, non posso non pensare in modo positivo. È stata una grande occasione, non colta prima di tutto dai governi, perché i governi sono partiti in ritardissimo a livello nazionale sulla promozione di questa attività. È stata un'attività che comunque è stata colta da quei cosiddetti stakeholder, cioè da quegli
attori sociali, perché l'Università di Torino, lo IUSE hanno fatto delle proposte, le associazioni dei giovani hanno fatto delle proposte, quindi tutto il mondo del terzo settore, delle organizzazioni no profit, eccetera, hanno fatto delle proposte, che sono proposte sicuramente molto interessanti, su tutto, dal tema del digitale, la rilevazione biometrica, piuttosto che il passaggio a una istituzione che deliberi non più all'unanimità ma a maggioranza qualificata, per renderci veramente più unione politica e non unione di stati. Quindi l'occasione è stata colta. Bisogna vedere appunto se questo slancio di queste proposte verrà colto nella negatività del contesto, perché viviamo in un contesto assolutamente negativo. Io penso che ci siano le premesse perché venga colta, perché abbiamo raggiunto veramente dei livelli di crisi legati anche a fattori esogeni, cioè la guerra in Ucraina, la post-pandemia, eccetera. Per cui siamo, si diceva prima all'inizio, in una fase di ricostruzione. Ora, queste sono le basi per una ricostruzione seria, che vengono da una comunità, che è una comunità di 27, ahimè non 28, paesi, quindi con idee, identità completamente diverse. Se i nostri politici hanno l'intelligenza, non si fanno sfuggire questa occasione. Tra le tante iniziative che sono state proposte nella conferenza, c'è l'idea di creare delle associazioni, delle assemblee di cittadini periodiche, con dei cittadini scelti random, proprio per creare delle proposte, quindi una democrazia partecipativa. E quello che si diceva prima, che dicevano prima i consiglieri regionali del Forum Europeo dei Giovani, va in quel senso. Quindi la formazione serve ad alimentare la consapevolezza perché i nostri rappresentanti possano portare quelli che sono i nostri interessi, ma che sono interessi non del giovane piemontese, perché non siete più giovani piemontesi, siete giovani europei in Piemonte. Non so se ho risposto. Bene, grazie professor Tosi. Ci sono un'altra domanda? Qualcun altro? Tra l'altro mi informano che nascosto tra il pubblico come un Viet Cong c'è Franco Francavilla dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi occhio, eh. Allora, domande? No, perché aveva un elenco di domande solo lei, ma... Su, dai, vedo che ce l'hai la domanda, dai che c'è. E a quel ragazzo con gli occhiali, dai che ce l'hai la domanda, dai che ce l'hai lì la domanda, mi hai detto che ce l'hai, dai, fai sta domanda, c'hai la curiosità, o adesso mai più, posso? Vai pure, come ti chiami? Trincaro Dario. Vai. Ma supponendo che un cittadino piemontese, italiano, sì, non è che non si senta europeo, ma non ha le conoscenze o le competenze per capirlo di esserlo. A noi a scuola viene insegnato che sì, l'Unione Europea, facciamo parte dell'Unione Europea, ma a nessuno viene mai insegnato come diventare un parlamentare o scalare gerarchie sociali in modo molto brutto nella scala europea. Ok. Come colmare questo gap, dici? Sì, secondo... Potrei, non so, Esterina, vuoi rispondere tu, visto che insomma di questo vi occupate voi, insomma, come rispondere a una sollecitazione di questo genere? Allora, posso provare a rispondere. Innanzitutto non è necessario studiare all'università qualcosa che riguardi per esempio giurisprudenza oppure scienze politiche, scienze internazionali. Molto spesso la gente pensa, ok, per diventare politico devo studiare assolutamente economia. Non necessariamente. L'importante è che ci sia interesse, comunque ci sia la formazione dietro che proviene da altri ambiti. Un consiglio proprio pratico, qua a Torino, magari prenotare un appuntamento con Europe Direct, per esempio, che è uno sportello dell'Unione Europea che appunto serve per mettere in contatto le istituzioni con i cittadini
è molto utile, le persone che ci lavorano sono ben formate, quindi proprio un consiglio praticissimo è Europe Direct. Poi, se posso sponsorizzare, anche il Parlamento Europeo Giovani, perché comunque in qualche modo organizzando sessioni e partecipando ad eventi si entra in contatto e si conoscono anche persone comunque che lavorano dentro quel mondo, quindi in qualche modo conoscendo persone che appunto lavorano in quel mondo si può cercare di appunto chiedere di raccontare la propria storia e cercare poi di simulare comunque o imitare comunque la loro storia per cercare di arrivare ai piani alti, per esempio. E, in ogni caso, appunto, secondo me proprio il consiglio più pratico è Europe Direct, che appunto possono rispondere a tantissime domande e in generale anche, nonostante siano fatti non male, però sono molto confusionari, visitare anche molto bene i siti delle istituzioni dell'Unione Europea, perché spiegano molto bene i vari concorsi per diventare per esempio un funzionario e per lavorare per esempio dentro il Parlamento Europeo, dentro la Commissione, e spiegano molto bene i vari bandi, i requisiti e appunto le varie competenze che servono. Spero che la risposta sia soddisfacente. Perfetto. Bene, e purtroppo hanno già attivato i cecchini, nel senso che non possiamo andare oltre, molto discretamente mi fanno cenni tipo così. Quindi chiudiamo con un saluto dell'assessore regionale all'ambiente, visto che abbiamo parlato di ambiente, Matteo Marnati, prego assessore, venga qua. Grazie. Eccoci qua. Non voglio coprirvi, metto qua. Un saluto veloce perché anch'io devo andare a pranzo, ormai siamo fuori termine, però tu hai qualcosa che puoi regalare ai ragazzi, no? Qualche gadget. Ah, voglio sapere da voi, se lo sapete, quanto produciamo in Piemonte di energia da fonti di energia rinnovabile. C'è qualcuno di voi che lo sa? Che può alzare la mano, poi ve lo dico io la percentuale. Nessuno. Perché? Perché noi siamo un po' scarsi a comunicare le cose. No, le facciamo, ma le comunichiamo male. Il 52% di energia che voi utilizzate tutti i giorni a casa, quando collegate il cellulare, in Piemonte è prodotto dai pannelli fotovoltaici e da idroelettrico, ma molti pensano che non sia così. Sul calore invece, in effetti, purtroppo il gas, usiamo tantissimo gas e ne vediamo le conseguenze. Ma un messaggio che vi voglio lasciare, per non essere lungo, che, beh, rispondendo poi anche alla domanda come si fa a diventare politico, magari raggiungere anche i livelli alti, prima di tutto ci vuole tanta gavetta, bisogna essere tanto curiosi, aver voglia di ascoltare, perché se non hai voglia di ascoltare le persone cambia mestiere, avere un buon carattere e poi ovviamente studiare, ma non basta una materia, in politica tocchi, io ho talmente tante quelle deleghe che non è che posso essere esperto di tutto, ma poi ho i miei consulenti che mi aiutano a portare avanti le cose. Ma una cosa che vedremo nel futuro, che è molto bello, che stiamo anche lavorando, ad esempio quello che voi vedete nei film, quelli di fantascienza, che sembra fantascienza, per esempio, non so, Ritorno al futuro, magari l'avete visto perché è uno dei cult degli anni 80, ma quelli anche di Spielberg recenti sul metaverso, molto probabilmente, proprio perché c'è qualcuno che vede oltre, che ha visione, diventeranno realtà. Io vi posso assicurare che io ho visto macchine, come vediamo nei film, che possono volare, prendono, partono, la difficoltà è l'aspetto economico e farle girare è quasi impossibile, ma anche il metaverso. Abbiamo parlato del film di Spielberg, che è del 2018, stiamo lavorando col CSI e abbiamo parlato anche con Facebook per farlo diventare, diciamo, dare il primo servizio pubblico con i visori, che oggi costano poco, probabilmente andranno a sostituire i cellulari, e quindi tutto quello che noi vediamo ci stiamo lavorando, ma bisogna avere pazienza. Perché quando si parla di digitale, quando si parla di ambiente, sono temi bellissimi, noi ci crediamo tantissimo, ma c'è bisogno di fare le cose fatte per bene. Voi peraltro siete nella fase in cui dovrete decidere cosa fare da grandi, voi avete la possibilità, avrete la possibilità di scegliere nuovi lavori che oggi neanche esistono. Pensate sul tema dell'ambiente, quante cose, quante tecnologie che serviranno per raggiungere quella sostenibilità che noi vogliamo, che oggi non esistono, che vanno scoperte. Quindi c'è il Politecnico, l'Università di Torino, c'è un'altra università anche in Piemonte che stanno crescendo tantissimo. Quindi siate curiosi e non mettetevi limiti, perché io sto vedendo come gli occhi nei laboratori che fanno, quelli del digitale ma anche quelli ambientali, che attraverso cose che sembravano impensabili possono diventare realtà.
e molte di queste cose probabilmente verranno scoperte anche da qualcuno di voi. Quindi avete davanti veramente un periodo che da un lato sembra talmente negativo, perché tra pandemia, guerre, tutto quello che sta accadendo sembra che non ci sia un futuro, i cambiamenti climatici, ma in realtà l'uomo, che è la figura più, tra virgolette, non tutti, ma quasi tutti, più intelligente che c'è sulla Terra, deve dare il massimo. Questo lo si può fare, ma dipenderà molto dal singolo individuo. Ricordatevi bene questo, perché è vero di parlare di massimi sistemi, ma ogni persona può fare la differenza, ve lo posso garantire. Quindi con questo vi faccio un augurio di buon pranzo e del vostro futuro. Grazie. Grazie Assessore, grazie tante. Bene, abbiamo chiuso questo nostro incontro. Grazie ai nostri relatori, grazie tante. Mi raccomando. Ciao a tutti, grazie.